Dov'è il lo-fi? Il lo-fi, il lo-fi, era stata carina l'idea, sì, mi era piaciuta anche a me. Allora, un secondo lo metto. Lo-fi, eccolo qua. Questa è la nuova nostra sigla. Sì. Questa è la terza sigla di oggi. Sì. Dai, è bellissima. Allora. Dai, abbasso il volume, okay. Però si può tenere. Boom! Benvenuti a una nuova live di Anime Click. Oggi parleremo di un qualcosa di nuovo che è appena uscito con le patatine nella scorsa settimana nel Giappone, ovvero gli Isekai. Un genere nuovo, un genere che non conosce nessuno, un genere che però è amato da tutti. Da tutti. Perciò... Oh, Tonio Cartonio, tua sorella guida, mi fa piacere. Tua sorella la beve? Sarebbe divertente. Hai sbagliato immagine, avresti dovuto mettere quella di Konosuba visto l'argomento, dice Dripsori alla Tenshi. Lo sai che ci avevo pensato, però poi all'ultimo momento mi sono ricordato che non avevo tempo per farlo. Mannaggia. Vabbè, tanto questa live la rifacciamo ogni 2 giorni, quindi non ti preoccupare. Ogni 2 giorni parleremo incessantemente degli isekai, perché non abbiamo abbastanza isekai in questo mondo. E neanche in altri, visto che ci siamo. Sì, sì. Perciò Tenshi, dato che ci acclimatiamo, ti voglio chiedere come stai, tesoro mio. Fresco. Fresco? C'è l'aria condizionata sopra? No, praticamente sono finito nella versione alternativa della Puglia. Oh! Com'è quindi? È tipo come il Trentino Alto Adige. Ok, ok, ok. Mi fa piacere. Io essere... non lo so... essere nell'Emilia Romagna c'è Star Comics invece di Panini. Nella Isekai Emilia Romagna c'è Star Comics invece di Panini, magari invece. Panini sta in Umbria e Star Comics sta in Emilia, ci starebbe bene. Ci sta. Taranto Alto Adige, carina. Taranto Alto Adige, ecco, nell'Isekai si chiama Taranto Alto Adige e Taranto però è distopica come realtà, perché Taranto è la capitale della Puglia. È il capoluogo della Puglia, cioè, non più Bari. Io Taranto distopica me la vedo come tipo una città... dove tutto... come è adesso Taranto distopica? No, la versione distopica di Taranto è una città funzionante dove sono tutti gentili. Sì. Ok, l'opposto in quel senso. L'opposto, capito? Sì, va bene. God, posso seguirvi? Mi fa piacere, Tonio. Ciao Gerla, una città pulita con l'aria sana. L'hai detto. Sì, l'hai detto. Sì. Allora, non mi piace perché l'inquadratura non fa vedere Arui. Allora, mettiamo così. Mettiamo anche Nobara. Come sarebbe il Tenshi Sekai? Tu come? Allora, partiamo da anche qui, ragazzi. Voi come vi immaginate nelle vostre versioni Sekai? Tanto per iniziare, poi parliamo con. Poi magari diciamo una cosa seria così a caso. Ma voi come vi immaginate versioni Sekai? Tu Tenshi? Allora, senza Pippo, con qualche centimetro in meno e con un visetto carino. Ah, con qualche... però hai detto senza Pippo. Comunque puoi essere un uomo senza Pippo, tesoro mio. Non è che... io ti consiglio di specificare. Allora, io sono convinto che se mai un giorno un camion mi investisse... e finissi in un altro mondo, ci sarà tempo 5 giorni, sì. per qualche scherzo del destino mi reincarno in una ragazza magica, non in me stesso. Cappellone gigante ovviamente, quello incluso per gli accessori. Ok, non so se sei frizzato tu a me Tenshi, o cioè non so se è un problema mio o un problema tuo, sei frizzato per un secondo. Trackcoon, salutiamo Trackcoon che ci sta seguendo, ciao. Allora, io vabbè, è ovvio, io ovviamente sarei anch'io una ragazza. Alla fin fine il vero ragazzo alfa vuole essere una ragazza, questo è. Sì. Il vero ragazzo alfa sì, vuole sì. essere una ragazza, è questo che è, perché vivi abbastanza da comprendere che l'apice dell'esistenza umana è essere una cute anime girl. Esatto, basta. Esatto. È l'apice dell'esistenza umana o di qualsiasi essere, qualsiasi genere. Sì, perché se ci pensi... punto, la differenza fra ragazzo beta e ragazzo alfa è che il ragazzo beta cerca la ragazza,
mentre il ragazzo alfa vuole essere, capisce, la ragazza vuole essere, sì. Ragazzo beta è un maschilista, omofobo, basta. Ragazzo alfa invece capisce che è. E questo dovrei chiedere a Veve e ad Ellie. Sailor Tenshi, grazie per l'abbonamento. Emilia maggiore di Rem, dice Sailor Tenshi. Allora, questo è il tuo ultimo abbonamento perché sei bannata. Ma a questo modo io vorrei chiedere a Sailor Tenshi, Ellie e Veve che sono in chat. Voi invece, vostra versione Isekai, sareste sempre delle ragazze o sareste dei ragazzi? Sono a questo punto, sono curioso. Oh, e ovviamente anche tutto il resto della chat, adesso leggo i vostri commenti. Allora, ne approfitto per rinnovare anche il mio di abbonamento. Che l'ultimo abbonamento ci ho avuto la gift sub, che me l'ha giftata totalmente a caso Xander. Invece di giftarla a qualcuno di cui che ne avesse avuto bisogno, l'ha giftata a me, ma vabbè. Condivi, mio mesiversario numero 20. Mostriamo. Grazie Zero per l'abbonamento, grazie mille. Quindi, torno indietro ai commenti. Immagina essere maschio nel 2022, ok, infatti sarebbe abbastanza cringe. No, scherzo, ovviamente. Salutiamo tutti i maschi che ci stanno seguendo da casa. Allora, la Puglia con la neve, dice Torio Cartorio. Quello grazie ai cambiamenti climatici e questione di mesi. Non ti preoccupare. Semmai più che neve diventeremo tipo, che ne so, il deserto del Sahara, altro che neve. Qua fa sempre più caldo. Che bello. No, 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 il cambiamento climatico, ahimè, vuol dire che c'è caos più totale, assoluto, sì. E perciò dobbiamo... Allora, qui mi si è ricco. Scusate, sto avendo un problema con la visione di Twitch. Il caos climatico è come una canzone di Gigi D'Alessio. Oh, poi devi dire Caparezza, visto che c'è... No, Gigi D'Alessio, perché le domeniche d'agosto, quanta neve che quanta cadrà. Neve che cadrà. Quindi sì, si sa che Gigi D'Alessio è la causa principale della distruzione che stiamo subendo nel nostro pianeta. E non solo quella. Martina Franca Caput Mundi, cosa ne pensi, Tenshi, di questa frase? Ok. No, no. I baresi odiano i tarantini, hai stuzzicato troppo a Tenshi. Infatti. I Sekai, i pelura padana, e sono rinata mondina prima di Rei Ayanami. Ah beh, sì, effettivamente Rei Ayanami è rinata mondina, ci sta. Tenshi è morto con il manga di AOT in mano. Sì, letteralmente, sono morto. Ci sta, ci sta. Ricordiamo che Tenshi ha scoperto questo nuovo manga che si chiama L'attacco dei giganti. A leggere di nuovo L'attacco dei giganti. Non spoilerateglielo, raga. Ma niente, ma non hai tutti gli spoiler del mondo sull'attacco dei giganti? Allora, io di spoiler c'ho solo le morti, quindi sto messo bene. Se lo dici tu. L'ho detto Tenshi, quindi Tenshi è giovane. Sekai, ci sta, morto. Morto, sì. Tenshi e conosci solo Explosion? Ti stai insultando, Dream Surreal? Tenshi e conosci solo Explosion? Ma perché Explosion è tutto. Tra l'altro è uscito il nuovo trailer della serie, yes, di Xbox. Yes. Quindi... News a mezzanotte, se Pinku Pici la fa. L'ha fatta? Mi sa di no. Non lo so. Vivere in paura piadana è già come vivere in un isekai? Allora, nel senso, non lo so, dipende da dove, perché so, paura padana è abbastanza vasta. Se dici nelle parti più rurali ci potrebbe stare, gli slime ci sono. Gli orchi che stuprano le ragazze sono più nelle campagne toscane, solitamente, sì, più che pianura padana. Però diciamo che ci si potrebbe discutere. Se sposti gli orchi dalla Toscana alla pianura padana, secondo me, dalle campagne... Che non dovrebbe essere... poi... Quindi diciamo che l'isekai è la Toscana. I Sekai la Toscana, perché sì. No? Effettivamente tutti parlano una lingua strana, si odiano tra di loro, è molto medievale la Toscana, no? Sì, quindi, sì, infatti. Forse poi... la Toscana è la regione più isekaizzabile. Poi sai, quando vai a Lucca Comics vedi tutte persone vestite strane, quindi... E Lucca, cioè... Comics, e anche a causa tipo... del Lucca Comics. Esatto. Certo, 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 certo. La Veve dice, io ragazzo, ma anche negli hentai, basata. Sì, sì. Ci sta. Però che tipo di hentai? Nel senso, hentai BL, ma puoi anche non rispondere, puoi assolutamente anche non rispondere. Però se è possibile contestualizzare, contestualizziamo con piacere.
Io vorrei reincarnarmi in Giular. E immagino che Giular si vorrà reincarnare in Mr. Fangiman. Sarei una ragazza senza utero, una creatura perfetta. Potresti anche essere una ragazza che non prova dolori, voglio dire. Vabbè, vabbè, però sì, per carità. Tonio Cartone, la, mi associo con la Beve, ok. Io probabilmente in un isekai sarei un ragazzo, come sarei non lo so, bisogna di tempo per pensarci, ok, poi quando vuoi pensarci. Io nel... Ah, no, Zulara ha detto io nel ventaglio del maestro, ok. Quindi, niente, solita battuta nichilista di Zulara che vorrebbe essere spezzato e impossibile da recuperare. Vivresti poco, infatti, dice. Un saluto a Elon Musk. Un saluto a Elon... Tenshi, tu cosa ne pensi di Elon Musk? Tu lo pensi come un personaggio positivo o negativo? Come un personaggio cringe. Quello sì. Parlando un pochino, allora, parlando stranamente un pochino seriamente di Isekai, prima di leggere tutti i commenti, tanto abbiamo appena finito, abbiamo quasi finito, ecco, il commento di Kenzo Righi poi è perfetto per entrare nella discussione. Elon Musk, io lo vedo come il tizio che ha creato World Art Online, non dico l'autore, dico il gioco, no? Sì. È divertentissima sta cosa, che è praticamente un criminale orribile, disgustoso, che ha causato la morte di diverse persone. Però poi andando avanti con la saga di Sword Art Online, cioè quasi lo ricordano come nostalgia, del tipo quando c'era lui, i treni partivano in orario. Cioè, la cosa... Se ci metti le Catgirl di mezzo, fa ancora più senso. Sì. Secondo me Elon Musk potrebbe essere un pochino lui, no? Uno psicopatico che crea un mondo virtuale dove pensa di star facendo magari una cosa positiva e poi alla fine... Aspetta, quello non è Elon Musk, quello è Zuckerberg. Allora, ok, ci sta. Zuckerberg può anche essere, sì. Però Zuckerberg è ancora, anche per quanto sia strano, è ancora più cringe di Elon Musk. Quindi io Zuckerberg lo vedo ancora più difficile nel creare un qualcosa di simile. Allora, io diciamo però ci sta provando. Però Zuckerberg... Che quello che ci prova e fallisce, Elon Musk sì. È quello che ci prova e ci riesce. Sì, perché Zuckerberg lo vedo come un boomer mancato, Mentre Elon Musk è il contrario, è uno zoomer mancato, quindi diciamo che ha più possibilità di creare un mondo virtuale. Sì, rispetto a un Zuckerberg ci sta a provare seriamente, ci sta a provare... Oh, non ho messo la cosa nel sito, adesso lo faccio. Zuckerberg è uno che ci sta provando in maniera eccessivamente seria su questa cosa delle IA, eccetera, eccetera. E lui potrebbe effettivamente essere una causa di un isekai, questo sì. Un isekai dove la grafica è a livello del Nintendo 64, però. Peggio. Vi adoro, ma adesso da scaricare la macchina per la cera, comunque sarà un maschio migliore, non raccoglierei solo le legnetti, ma più schiave. Ok, la web è molto arrapata, quindi sarà un piacere averti anche in altri commenti. Zero, tu in un isekai come saresti? Ragazza, capelli corti, un po' di muscoli, spaccaculi. Sarai tutto ciò che io sogno di essere nella realtà, ma in un isekai. Ci sono i regni ormai in pianura padana, interessantissima. Allora, la Divina Commedia è un isekai? Iniziamo con la prima domanda seria, profonda e reale di quest'oggi. Allora, riprendendo quello che abbiamo detto al recap passato, la risposta è positiva, quindi sì. Qual è la tua, e anche la vostra, voglio ragazzi, perché è importante, la tua definizione... Ecco, metto il banner, anzi. Che so gli isekai? Qual è la tua definizione di isekai? La mia definizione di isekai è tizio o più tizi che vanno a finire in un mondo diverso. Ok, è un mondo dal quale puoi tornare. Se tu puoi fare avanti e indietro da quel mondo, è un isekai? Sì, perché comunque sia il mondo rimane, quindi se fai avanti e indietro o ci vai solamente andata, non è che cambia molto. Ok, deve essere un se è un mondo virtuale, è un isekai? Nel senso, non una dimensione parallela, tipo ReZero, no? A meno di sorpresa sia è una dimensione parallela, però tipo lo slime, ReZero. Però se è un videogioco, tipo No Game No Life era un videogioco, se non vado errato, no? Sì, era un videogioco, rimane... Log Horizon, essenzialmente Sword Art Online. Questi
questi allora, sono isekai? Poi allora, le, diciamo che se la grafica è in 16K, ok, le cat girl sembrano reali e tu puoi muoverti fisicamente tramite dispositivi avanzati, allora diciamo che entriamo nel campo degli isekai. Entriamo nel campo degli isekai. Ok. Quando c'era lui, i server si aggiornavano in orario. Assolutamente. Sì. Lo sta creando Elon Musk con il chip nel cranio. Io aspetto ancora che mi arrivi. Che schifo le niente. Qua, in questa chat, siamo razzisti nei confronti delle niente. Comprendo. Allora, Tonio Cartonio dà la sua definition. È un viaggio in diversi regni dopo che ti sei perso in una specie di foresta magica, più isekai di così. Ah, la pianura padana, non è la definition. Sì. Ok. Ok, ok. Quindi è una c'è una foresta magica. Cosa c'è di magico? Vorrei sapere, sono molto interessato. Ci sono tipo tre belve. Digimon e Monster Ranger sono isekai, anche se non chiamati tale ai tempi. Allora, direi di sì. Direi che ci può stare. Che ne pensi, Tenshi? Grazie Chris the Tuber per l'abbonamento. Grazie Chris the Tuber per l'abbonamento. Grazie. Ah, intendevi la divina commedia e la pianura padana. Sono la stessa cosa. Tonio, divina commedia e pianura padana sono la stessa cosa. Ma se non sbaglio, Dante proprio in mezzo a una pianura padana si era perso. Se non sbaglio. Tanto dalla Toscana alla pianura padana sono vicini. Sì, cioè, sì, vabbè. Vabbè che poi alla fine l'Italia cos'è? Se no, pianura padana, montagne, terroni. Va, sì. Hai detto tutto dell'Italia. Sì. Ci perdiamo anche noi in pianura padana, confermo. Allora, Digimon e Monster Rancher possono essere considerati e considerabili isekai, quindi per te, Tenshi? Io non ho mai visto Digimon. Dai, la trama di non dico averlo visto, ma la cioè, trama lo sai. Questi che vanno tipo su allora, internet. Allora, cambia. Cioè, sì, infatti cambia. Sì, e si perdono tra le single hot nel raggio dell'aria. No, sì. Digimon è la trama principale, poi ci sono 250 serie di Digimon, però l'unica serie di cui davvero ci deve interessare è la serie principale di Digimon, l'originale, sono questi ragazzi che si perdono in questo mondo digitale. Il concetto sarebbe questo, perciò è sempre un mondo alternativo, e come non è molto diverso dagli altri concetti che tu hai detto. Quindi loro dobbiamo considerare tipo internet come un isekai. Ma nel primo Digimon non era era internet. No, è spuntata un'altra domanda, anche peggio di quella. Allora, una cosa per è un isekai. Twitch è un isekai. No, perché ahimè, io sono nella mia stanza. Cioè, non è che adesso io tocco questa novara e questa... Io sono una cute girl. Allora, le VTuber sono isekai. Allora, se tu sei una VTuber, quello... La VTuber... No, perché la VTuber è comunque nella sua realtà. Se una VTuber che lei sta dicendo che nel nostro mondo quella persona potrebbe vivere un isekai. Ci sono realtà, ci sono esempi nelle quali VTuber possono essere isekai. Però Twitch di per sé, ahimè, perché io direi subito addio a questo mondo, non è un isekai. Allora facciamo che Alpacamente dice di ballare Tenshi perché non ha mai visto Digimon. Tenshi, com'è possibile che non hai mai visto Digimon? È possibile che uno fra tutti i cartoni che facevano a inizio anni 2000 proprio Digimon non l'ha visto perché vedevi Pokémon, perché le prime serie le facevano quasi in contemporanea. Perché vedevo Pokémon, esatto. Io mi ricordo che forse la prima puntata di Digimon forse la fecero quando Ash, perché vabbè, prima dell'anime Satoshi Era nella palestra di fuoco di Kanto. Se non sbaglio, potrei sbagliare. Il primo episodio fu mentre Satoshi era. Chi è che l'ha mai chiamato Satoshi? Ma chi? Era nella palestra di fuoco di Kanto. Dar vecchio. Quindi Naruto è un isekai, dato che contro Kaguya cambiano continuamente mondo. Quando c'è risalto fare il movimento sismico a Magmar, sì. Naruto è un isekai, dato che contro Kaguya cambiano continuamente mondo e Naruto va ad allenarsi sul mondo di ovunque che è letteralmente un altro mondo? Io vorrei rispondere a un'altra domanda. Hunter x Hunter è isekai?
perché c'ha una saga, volendo isekai, o forse volendo non è isekai. Allora, io credo che come un'opera possa essere battle, romantica, commedia, può anche avere una saga considerabile isekai. Secondo me, però ci arrivano tramite internet. E no, dicevo Grid Island. Però ti fanno credere che è un isekai. Però ho 85% di Grid Island ti fanno credere che è un isekai. Allora, cosa ne pensi della domanda di Reiren, Tenshi? Allora, se tu puoi cambiare piano dimensionale, è un po' complicata, perché se è un piano dimensionale appartenente a, comunque sia al tuo universo, non è isekai, perché praticamente passi solamente a un altro grado della tua esistenza. Se invece passi a un'esistenza completamente diversa, allora quello è isekai. Ok. Ci può stare. Bleach per lo stesso motivo. Allora, Bleach anche... Allora, se tu mi stai dicendo in Bleach il Serete... non lo so, perché il Serete io non so se definirla un'altra dimensione. Cioè, boh, sì, è un'altra dimensione. Boh, sì. E allora anche Dragon Ball quando vanno... Cioè, Dragon Ball come era considerato... Tu Dragon Ball l'hai visto, Tenshi? Sì, 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 sì. Quando vanno dai Supremi, quando vanno dal Supremo e isekai. Sì, sì, perché vanno letteralmente all'altro mondo. Letteralmente all'altro mondo. Quindi anche Dragon Ball, Naruto e Bleach hanno elementi, hanno un elemento che potrebbe essere considerato e considerabile isekai. Ma sì, sì. Quanto isekai ci deve essere in un'opera per renderla quell'opera isekai? Anche una goccia, secondo me. Tipo, vado a comprare il latte in un'altra dimensione. Sì, così, se tu finisci in un'altra dimensione, qual è isekai? Ci possiamo mettere benissimo il tag, dai. Ovviamente, chat, potete non essere d'accordo. Date le vostre percentuali. Voglio le vostre percentuali. Allora, lei dice Reiren no, Naruto è Demi e Demi non è un isekai. È interessante come concetto. Demi potrebbe essere un isekai, però. Perché è troppo, non lo so, Anime T-Time, perché quando lui passa da Anime Click a Anime T-Time, come la banderuola che lui è come se cambiasse mondo. Che ne dici, Tenshi? Sì, dico sì. Ok. Nella pianura padana al posto degli slime ci sono le ruote di parmigiano che ti attaccano. Molto carino, molto carino. Naruto è una romcom? Tenshi, Naruto è una romcom? Beh, alla fine, cioè, Naruto si sposa, mette su famiglia, quindi diciamo che una storia sentimentale, cioè. Yu Yu Hakusho, un isekai, per i ten quando vanno da Tenlo. Però vedi, Reiren, tu stai dicendo, è un isekai, quindi anche a te basta un 2% per essere un isekai? Perché potremmo benissimo dire che un'opera ha degli elementi di commedia, romantici, di azione, horror, e anche è un elemento che si potrebbe essere considerato fantasy isekai. Cioè, qui potrebbe venire quindi un'altra domanda: l'isekai è quindi sia un macrogenere che un sottogenere delle opere? Tenshi, cosa ne dici? Sì, può essere sia un genere che un tag. Questo è il bello del Siemens, bella domanda, poi ci arrivo. Siemens, bella, bellissima domanda. Appena sei in pazienza, poi ci arrivo. Cioè, il bello dell'isekai è che è flessibile, può essere sia un genere che un tag. Ok. La metto in questi termini. Va bene. Che poi alla fine un po' tutti, voglio dire, un po' tutti, una storia può essere, cioè, un Phantom Seer ha degli elementi horror, ma non è che io lo presenterei come serie horror, no? Sì. Voglio dire, ha degli elementi che si fanno chiaramente all'horror giapponese. Cioè, Chainsaw Man ha il sangue, è sanguinolento e truculento, ma non è che per questo direi che è un'opera gore di per sé. Sì. Fa parte delle tante sfaccettature dell'opera. Poi ovviamente ci sono opere come un Kaguya, che tu dici è una commedia sentimentale scolastica, ciao, è sempre quello.
tranne l'ultimo capitolo, quando ovviamente Kaguya si è suicidata, si è sparata in testa ed è morta, ma quello è un altro discorso. E si è reincarnata. E si è reincarnata nella protagonista di Oshinoko, che fa la stessa fine. Sì. Allora, anche Hunter x Hunter diventa Isekai Grid Island, ecco Kentoriki. Dreamseria si assente 10 minuti, questo commento di 8 minuti fa, quindi tra 2 minuti arriva Dreamseria, un applauso sì. A Dreamseria. Per me, se puoi entrare ad uscire a piacimento da un altro mondo, non lo considero un isekai. Tenshi, come rispondi a questa accusa orribile di Towser? Allora, se io vado a Roma, faccio okay. Un viaggio, faccio un viaggio, giusto? No, sì, continua. Se ritorno poi a casa mia a Bari, rimane comunque un viaggio. Se rimango bloccato a Roma, comunque ho viaggiato, quindi alla fine quello che ho fatto io è un viaggio. Quindi la stessa cosa vale per gli isekai. Se tu vai in un altro mondo, è sempre isekai. Capito? Cioè, certo. Se puoi tornare indietro, però non cambia niente. Cioè, comunque sia tu il viaggio nell'altro mondo. Non è tanto il concetto del se puoi tornare indietro, ma se puoi fare avanti e indietro. Tanto per mettere i puntini su lei. Beh, alla fine non cambia niente. Se io vado a fare un viaggio, se torno cambia, indietro. Perché se tu torni. Se tu vai a Bari con la consapevolezza, se tu sei di Bari, l'altro mondo è Roma, e Bari è la consapevolezza stessa che non potrai mai più andare a Roma, è diverso dal io so che posso andare a Roma a Bari ogni giorno se ho i coglioni abbastanza forti. Ma la mia storia comunque sia una storia che dentro di sé c'ha un viaggio, capito? Per te l'isekai l'importante è il concetto del viaggio, per te se c'è del viaggio... Sì, diciamo che l'importante non è che torni o no, cioè, l'importante è che te ne vai da un'altra parte, capito? Che te ne vai via. Per te il concetto dell'isekai è se esiste il viaggio, nel momento in cui esiste il viaggio, bam, è isekai. Sì, nel momento in cui ti ritrovi da un'altra parte è isekai. E non è una cosa retroattiva. Esatto. E non può essere retroattiva, certo. Gli Sword Art Online era un isekai nel momento in cui sono partiti... Basta, il fatto che io possa tornare o meno per te non è importante. Okay. Esatto. Per essere un isekai è fondamentale trovare un camioncino? No, sono tanti modi, puoi cadere giù dalle scale, puoi svenire in mezzo alla strada. Puoi essere sparato, puoi essere accoltellato in mezzo alla strada, sì. Qualsiasi cosa. Cioè, tipo John Lennon, ragazzi, John Lennon sarà un supereroe di un grande isekai probabilmente. Sì. Ok, salutiamo John Lennon che ci sta seguendo dal suo mondo isekai. Infatti la canzone Imagine di John Lennon, quella descrive un isekai. Allora John Lennon ha pagato una persona per ucciderlo, esatto. Per entrare nell'isekai dei suoi soldi. L'isekai dei suoi soldi, esatto. Ah, tra tutte le stupide teorie sui Beatles, secondo me abbiamo fatto la miglior teoria che ci possa essere sui Beatles. Ok, ottimo. Wow, bellissimo. Voglio creare un manga così. Ovviamente non possiamo farli sui Beatles e John Lennon per questioni di copyright, quindi... Alpaca Man, quindi morte naturale uguale a noi isekai, corro. Le possibilità ci sono, non ci prendiamo le responsabilità. Qui non ci prendiamo nessuna responsabilità, ci sono possibilità. Tonio Cartorio dice... Per definirlo isekai, bisogna che esso, l'isekai, sia un tema preponderante, perché sennò pure in Inazuma Eleven, Chrono Stone sarebbe definibile isekai, perché oltre a viaggiare nel tempo, viaggiano anche dentro il libro di Re Artù e si incarnano in Cavalieri della Tavola Rotonda, ma non significa che essa sia una serie isekai. Io vorrei, dopo aver letto questa frase, vorrei dire, ricordatevi che Inazuma Eleven è un manga di calcio. Sì. Quindi... l'anime sul calcio, no, Alpaca Man, ci dissociamo sul tuo commettere Roblox. Quindi allora cosa vuoi rispondere a Tonio Cartoni? Allora, dai, questa è complicata perché bisogna partire da Re Artù, cioè se Re Artù è esistito veramente o no, questo non lo possiamo sapere con certezza al 100%. C'è chi dice che è una bella ragazza con le tette giganti. Sì, anch'io avallo questa teoria, personalmente. Allora, diciamo che se è esistito veramente, quindi non è tecnicamente un isekai, ma è un viaggio indietro nel tempo. Perché appartiene alla nostra realtà e quindi tu torni indietro al tempo di Re Artù. Bah, sì. Però se Re Artù non è esistito,
e tu ti ritrovi bello davanti a lui, ti ritrovi in un universo parallelo, perché realtà però Tonio Cartoni dice però usano un libro di fantasy per arrivarci, perciò probabilmente a prescindere non è il re Artù reale, ma è un mondo dove c'è una persona che si chiama re Artù e che ha dei punti in comune con il re Artù, che potrebbe magari essere esistito nella storia, ma non è quel re Artù. Allora è Isekai. Boom. Secondo i buddisti siamo tutti isekaizzati perché ci reincarniamo. Però se ti reincarni nello stesso mondo non è Isekai. Esatto. Le prime quattro serie di Digimon sono bellissime. La terza, se non ricordo male, ci ha lavorato pure staff di Line o qualcosa di simile. Infatti prende una piega abbastanza dark. Sono d'accordo con te. Infatti penso siano le uniche che ho visto. Allora, la quarta non lo so. Le prime tre sicuramente. Le prime tre sicuramente. La quarta non mi ricordo se l'ho vista. Ellie, Inuyasha Isekai? Tenshi, sei preparato in Inuyasha o parlo solo sì, io? Sì, sono preparato. La risposta è sì, è un Isekai. Io devo essere sincero, quando ho letto in un sondaggio giapponese, che magari poi riprendiamo, quando... Però per adesso, finché vedo viva la chat, io voglio continuare il discorso con la chat. Se poi, magari prendo altre fonti. Non ero molto sorpreso quando ho scoperto che i giapponesi in una classifica hanno messo Inuyasha tra i migliori isekai. Mi sono detto ok. Il punto è che Inuyasha non è anche un viaggio nel tempo. Comunque lei, Kagome, va indietro nel tempo. Sì, in teoria questo è vero. Magari c'è qualcosa che dimentico perché non leggo Inuyasha da 6 anni. Pure io purtroppo. Però io volevo dire 6 anni, volevo dire di più. Cioè, pure però... io. Cioè, bisogna capire come il discorso di Realtus. Quelle cose nel mondo male di Inuyasha. Se ci fosse qualcuno che ha letto, mi pare. Allora, anche Termerome sarebbe un Isekai, invece non lo è. No, se viaggi nel tempo non è un Isekai. Tokyo Revengers non è un Isekai. Tokyo Revengers. Penar dice una cosa totalmente off topic. No, non lo so. Cos'è Penar? È un Isekai? Però andrei oltre. Allora, scusate, quindi anche lui è comundo. Allora, e io devo essere allora, lui è comundo di Bleach. Io penso che sia un qualcosa di geograficamente nella dimensione del Seretei. Quindi, cioè, io posso dire Bleach può avere un elemento isekai che quando vai nel Seretei, nella Soul Society, però io penso che lui è comundo. È semplicemente difficile da arrivarci, però alla fine è quello. Ma Bleach ha elementi isekai, sì, Lismi, anche Bleach. Lismi, vuoi darmi dai la tua definizione di isekai. Ma se l'altro mondo in realtà è un altro pianeta nel tuo stesso universo, allora per caso non è isekai. Allora, non è isekai. In questo caso non è isekai, perché comunque sia fa parte sempre dello stesso universo. Quindi non vai a finire in un altro mondo, ti sposti in un altro luogo del tuo universo. Sì. Si parla proprio di viaggi interdimensionali. Tecnicamente la malinconia di Harvey Suzumiya ha elementi pure isekai. Parlo del film, della scomparsa, perché Kion si sposta in un altro elemento dimensionale. Non è andato semplicemente indietro nel tempo, è andato in una realtà alternativa. Però là bisogna capire se è cambiata la timeline o se è cambiato completamente l'universo. E sono entrambe le cose. Cioè, perché se cambia solo la timeline, allora non è da considerare come Harui e cose posso un mondo parallelo. Sao è Isekai, dice Lauricchia 86. Sao è il più grande Isekai che sia mai esistito. Lauricchia è il più grande Isekai che sia mai esistito. Censumen allora è un Isekai. Vabbè, io voglio vedere se poi Reiren ha risposto alla mia domanda. 86% dice agente Pengiman. Sei d'accordo con questa percentuale? No, per te deve essere anche 2%. Tu vuoi dire sì a 86 a prescindere? Sì. Io qui voglio dire qualcosa di totalmente off topic. Licorice Recoil è 86, ma per gli otaku qui non piacciono i robottoni. Andiamo oltre. Cioè, io non ci ho messo proprio il paragone, ma ok. Le mie sono solo provocazioni, nessuna di quelle che ho citato per me sono di Sekai. No, Reiner, non dare provocazioni, di il tuo pensiero. Non provocare, basta. Qui stiamo facendo la storia dell'animazione. Di il tuo pensiero reale.
Abbiamo bisogno di più isekai o sono gli isekai ad avere bisogno di noi? Dai. Intanto abbiamo subito un raid da massimi esperti. Massimi esperti, grazie mille, grazie a Tenshi per averlo fatto notare. Grazie mille massimi esperti, qui stiamo parlando di isekai. Ecco, siete venuti in un momento meraviglioso. Abbiamo bisogno di più isekai o sono gli isekai ad avere bisogno di noi? A voi la risposta. Secondo me gli isekai hanno sempre bisogno di noi. Okay. Perché se ci pensi, in che modo? Allora, esistono milioni di universi paralleli. Sì. E in ogni universo parallelo c'è sempre un problema, cioè tipo il re dei demoni che si è risvegliato, cose del genere. Quindi hanno bisogno di importare manodopera dal nostro mondo. Ok, noi in quel senso. Okay. Sì, quindi hanno bisogno di noi per forza. Ok, quindi... E se noi dicessimo di no, tutto d'un tratto, non vogliamo. Facessimo sciopero contro questi mondi esterni allora, che ci allora, richiamano. Sai qual è il problema? È che loro sono furbi. Loro sanno che loro hanno qualcosa che noi non abbiamo. Ossia le cat girls. Quindi ci comprano a poco, capito? È vero. Ci comprano a poco. È vero. Gli isekai risolvono la disoccupazione, dice Nico. Sì. Ci può stare. Mi dispiace avere un lavoro in questo momento. Se ci pensi, il protagonista meglio degli isekai molte volte è un disoccupato. Certo, sì. Quindi, molte volte, sì. Non, c'era stato il bel isekai dei due amici e lui che diventa una ragazza, che sono due salari. Sì, là in quel caso erano già occupati. Come si chiamava? Fabiniku era il... Fabiniku, sì. Fabiniku era la mia voce dato knockout, isekai knockout. My ordinary life with a beautiful girl. Non mi ricordo bene come... Vabbè, sti cazzo di titoli. Sì. Ed è capire se anche i isekai è solo quelli in cui il protagonista muore e si rincarna. No. Ma il Shiliro, non Fubi, è morto? Non è morto. Ha aperto un libro e è stato trasportato. L'hanno praticamente evocato da un altro mondo, però lui è vivo. Sì, infatti lui è vivo. Che poi anche No Game No Life, per dire, sono vivi. Sì, anche là sono vivi. No, non bisogna essere morti. Però è vero che, come dice Alpacaman, cioè o comunque quello che può far indurre il pensiero di Alpacaman, che c'era il pensiero che le volte che per essere isekai devi essere tipo strummato da un camion e morire. No, io di questa idea non lo sono. Questo sono totalmente serio, io non sono assolutamente di questa idea. Per essere isekai il protagonista non deve essere morto, assolutamente. Essere trasportati e tornare indietro è troppo conveniente. E vabbè, ma cosa c'è di male se c'è qualcosa di conveniente nella vita una volta tanto? In effetti. O nella loro vita. Ricordiamoci che grazie a queste opere che abbiamo imparato molti concetti su come adeguarci con la nostra vita sociale. Che cosa carina, Siemens! Sì. Siemens, che cosa carina e dolce che hai detto, Siemens! Tenshi. Cioè, io da Shildiro, per esempio, ho imparato che se vuoi rapportarti con le ragazze... Fine. Sì. Stop. Ok. Boom. Andiamo oltre. Da Sword Art Online ho imparato che un panino è più importante di una ragazza. Tanto per citare un meme vecchio di Sandwich Kun. Isekai come genere ormai secondo me è considerato tutto ciò che inizia con un protagonista morto in coma che viene trasportato in un mondo fantasy. Beh, abbiamo già detto che appunto... Allora, di come viene considerato... Boh, vabbè, non lo so. Comunque non deve essere forza morto, ecco. Sao è un isekai secondo questa teoria e parlo come genere, non come tag. Non so questo punto interrogativo per cosa fosse. Il viaggio via LSD sarebbe carino. Sì, ma se fai il pendolare ci perdi il senso e diventa una cosa canonica. Tu dici, se fai pendolare, ci perdi il senso e diventa una cosa canonica. Cosa ne pensi, Tenshi? Non sei d'accordo tu con Towser? Non ho capito cosa intende con diventa una cosa canonica. Vabbè, diventa una cosa canonica magari non è il termine corretto, Amen, ma intendo dire diventa una cosa troppo razionale, troppo normale, se tu puoi fare avanti e indietro. Beh, non è normale fare avanti e indietro con una dimensione di... A prescindere non lo è, non è come andare dal panettiere, non vuoi, esatto, non è come esatto. Okay. Non è una cosa ordinaria, diciamo.
Giullar dice: io ero interessato al discorso di Tenshi. Non mi pare di aver bloccato Tenshi. Ti ho bloccato mentre stavi dicendo. Ah, la cosa di la cosa di Shildiro. Ok, vabbè. Ah, ok. No, vabbè, là. Io che ancora prendo sul serio Giullar alle volte. Ma che cretino che sono. Succede che secondo me il secondo necessità del protagonista venga dal nostro mondo. Ci sono. Vabbè. Allora, non mi vengono in mente i Sekai dove una persona da un mondo esterno va in un altro mondo esterno. Oppure tu vuoi dire, non è i Sekai, se un mondo da... se una persona da un mondo esterno viene dal nostro mondo. Per te in quel caso non è i Sekai. Per me... penso intenda cioè, questo. Per te me in quel caso è reversi Sekai. Si può dire. Se esiste harem e reverse harem, si può anche sì. dire reversi Sekai. Esiste pure reverse netorare, che per me è una grandissima stronzata, perché il netorare deve essere una cosa generica, però comunque ok. La causa dell'incidente non è importante, concordo, e neanche l'effetto, quindi non deve forza morire, ma anche solo andare in comodo, un coma, cose simili. Ecco, bravo, totalmente d'accordo. Ecco, riversi Sekai, Towser chiede a Rairen. Cadere giù dalle scale, quindi la magia di Zoro di One Piece è reincarnata in un Isekai, quindi One Piece potrebbe diventare un Isekai. Magari uno spin-off Isekai su di lei, io sarei felice. Io sarei molto felice. Ok, Rairen quindi dice reverse Isekai, ok. Noi infatti sono un libro fantasy. Anche Fate risegnato dal punto di vista dei Servant non se ne esce più. Tenshi? È il tuo argomento? Allora, Fate è un bel problema, perché là... A prescindere. Ci sono sia universi paralleli, che timeline, che dimensioni, che viaggi nel tempo, quindi... Fate è un casino, punto. Né più né meno. Ok, basta. Su Fate diciamo che è un casino e non entriamo nel discorso Fate, va bene. Chiariamo che quando il protagonista viene dentro nel tempo in un altro modo, non è Isekai, sempre Inuyasha. No! Il mondo è lo stesso nostro. Ok, non ti incazzare, siamo d'accordo, va bene. Però c'è la magia. A quanto pare all'epoca c'era la magia, Ellie. Tu c'eri nell'epoca Sengoku? Tu c'eri, Ellie? Puoi dire se ci fosse la magia o meno? Ma senti questa. Sta arroganza. Rieccomi. Allora, Dreams, sei mancato più di 10 minuti. Sei mancato almeno 20 minuti, Dreams. Se il nostro mondo fosse un Isekai, quale sarebbe il lunghissimo... Oh, bellissima, Alpaca Man, bellissima. Ok, se il nostro mondo fosse Isekai, quale sarebbe il lunghissimo titolo di scriverla? Dai ragazzi, dateci giù, ok. Allora, ovviamente ognuno deve pensarla su un proprio punto di vista, perché non credo che ci possa essere un mondo... Allora, si può fare il titolo generico? Si può anche fare, dai. Tipo, no! Io ce l'ho in mente una. Dica. Sei pronto? Dica. Troppo corto, Tonio. Allora, è un po' lungo, però cercherò di essere breve. La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sono state un disastro per... Ci può stare. Harry Potter è la rivoluzione industriale. Oh no! Questo mondo ha la rivoluzione industriale che con le sue conseguenze... Ok, ci può stare, carino. No, io pensavo tipo un oh no per iniziare. Oh no, mi sono reincarnato in un mondo destinato alla distruzione con gli esseri umani che non fanno altro che spingerlo per morire, nonostante abbiano benissimo capito che non si può fare altro per quanto abbiano benissimo capito che potrebbero salvarlo se solo fossero meno egoisti. E il protagonista di questi Isekai cerca di salvare il pianeta Terra con tutti gli altri abitanti del pianeta Terra, che invece dicono lol, sti cazzi, io voglio i soldi e cose simili. Questo protagonista ha il potere di far esplodere le caselle postali delle altre persone. Basta! Va bene. Tra l'altro, ultimamente un politico americano se n'è uscito dicendo che per lui una persona estremamente sottovalutata è la persona di cui sta parlando Tenshi, quindi direi che è utente di 4chan spottato. Fener sono nomi questi sono nomi seri, vabbè, sembra il nostro mondo. Alpacaman, il titolo perfetto Zero, grazie. Tonio, oh no, spremuto per sbaglio un tasto per sbaglio, scatenato una guerra mondiale termonucleare, io sono il presidente degli Stati Uniti. Carino.
Oh no, il presidente degli Stati Uniti non può essere così cute. Pa, 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 ra, pa, pa. Mi è venuta in mente una battuta che però non posso fare. Ho paura, ok. No, meglio che non la faccio. Mi sono reincarnato nel presidente del paese più potente di questo mondo, ma lui è un totale idiota e devo cercare di fargli perdere il lavoro prima che sia troppo tardi. Ci potrebbe anche stare. Oppure dal mio punto di vista, no vabbè, punto di vista no. Io sono Re Artù, salutiamo Re Artù che ci sta seguendo, grazie. Dona soldi, virgola, bastardo, punto esclamativo. Secondo me Bleach, ma sì, no, io sono d'accordo che ci vuole. Io sono d'accordo, faccio la voce della ragione per un secondo e dico che io sono d'accordo che ci deve essere una percentuale dell'86% per essere isekai. Rookie è il track kun della storia. Anzi, no, scusami, è un commento di Lisby. Rookie è il track kan della storia. Sarebbe carino se fosse così. Torino Cartoni, Vangelo dentro del tempo non include che tu possa farlo veramente. Magari viene considerato come un cambio di universo se tieni conto che il tempo scorre solo in avanti, quindi non puoi tornare indietro, ma solo andare in un altro universo che in realtà è più indietro e da lì puoi andare in avanti, ma è quello universo. Tonio Cartone, quello che tu dici è assolutamente sensato e mi piace, però voglio rispondere seriamente e dire che questo che tu dici può essere corretto e sensato, ma solo nel momento in cui viene esplicitamente detto dalla storia che sia così. Se la storia ti mostra esclusivamente un passaggio indietro nel tempo, allora amen, no, è un indietro nel tempo. Comunque sia, in storie come Tokyo Revengers, Erased e i cambiamenti indietro nel tempo hanno delle conseguenze reali nel tempo in cui tu ti trovi. Quindi io direi che obiettivamente non si parla di quello che tu dici. Le manicure di Suzumiya sono di dimensioni diverse, perché quando Kyon fa quello che deve fare con la nuova Brigata SOS in quell'altro mondo, non è che lui torna indietro nel tempo. Ci sono due linee temporali totalmente diverse. Due linee temporali, Tenshi, le consideri due dimensioni diverse? Sono due linee temporali, allora, che continuano. Io personalmente non le considero due dimensioni diverse, ma semplicemente due linee temporali che si trovano nello stesso universo. Perché se ci pensi... Però aspetta, Yuki Nagato ha la risposta. In quel mondo Yuki Nagato è una persona totalmente diversa. Sì, questo è vero. Però non è che se cambia Yuki Nagato cambia l'universo. Beh, oddio, cioè, Yuki Nagato ha il potere. Cioè, sì, in teoria è... Yuki, no, secondo me è quel film è isekai. Secondo me la scomparsa di Ari Suzumiya è l'isekai. Perché se fosse soltanto un what if Harui non avesse avuto la risposta dal giorno di Tanabata di 3 anni fa, se fosse stato soltanto quello, discutiamone. Però non è solo quello. Proprio mancano, è un mondo senza quei determinati elementi particolari. Diciamo che la questione si fa complessa. Se ci metti in mezzo quella domanda... È scappato negli isekai se non era un altro mondo ma era un altro universo? Possibile. Sao isekai, rispondi tu Tenshi? Sì. Boom. Raiden dice no. La città incantata un isekai, rispondi tu Tenshi? Sì. Benissimo. Tecnicamente la città incantata sì, dice Lismi. Poi c'è stato il raid... Lismi dice basta isekai, troppi isekai. Era un titolo alternativo alla live, questo. La questione reciproca, un dare e avere. Ovvero quando tu Tenshi parlavi del rapporto, no? Con il mondo di isekai, un dare e avere. E infatti per questo noi possiamo rispettare gli isekai. Siamo noi ad aver bisogno di loro e loro ad aver bisogno di noi, quindi ci andiamo d'accordo. Ci sta. Sono d'accordo con Tenshi, se noi non morissimo non potrebbero esserci isekai, quindi vivi la viva la morte. La gnagna furri. Beh no. Beh sì, molte volte è pure probabilmente minorenne, ok? Invece che farsi trasferire dall'altra parte della nazione, trasferisci un altro mondo, sarebbe bello. Che ne dici? Sì.
sicuramente. Chi vive nella reincarnazione, viaggiando in secondo, deve rinascere necessariamente in un altro mondo, in un'altra dimensione, sì. Per forza in un'altra dimensione, Trips. Dell'anima di Shildiro gli cade una libreria sopra. Gli cade una libreria sopra. Però non sappiamo se è morto. In effetti. Cioè, io non mi ricordo questa cosa della libreria che gli cade. Io mi ricordo che apre il libro, cioè le pagine si illuminano e lui viene trasportato tipo dentro il libro. Ma anche perché magari vado errato. Magari è sbaglio, magari sbaglio. Ma il patto di Shildiro non è tu salvi il mondo, fai quello che devi fare e poi te ne vai di nuovo a fanculo nel tuo mondo personale? Mi sa che è una cosa del genere. Non so, se è morto è sfigato, allora, nel senso. Sì, allora diciamo che loro sono stati chiamati perché nel mondo di Shildiro devono chiamare 4 eroi da un mondo diverso, sì, per salvare... Sì. Però effettivamente non dicono esplicitamente se poi dopo li mandano di nuovo a casa, capito? Sì. Absolutely. Cioè, The Penguin ha fatto questo commento assolutamente fuori contesto. Kento Riki, un videogioco che è elementi Sekai e Art of Darkness. Lo conosci, Tenshi? No, non lo conosco, non ci ho giocato. Dove degli scheletri volanti rapiscono il cane di un bambino che li insegue e uccide a colpi di laser costruita con una torcia. Fighissimo. Sì. Allora, dice Reiren che secondo lui Sekai è soltanto il primo arco narrativo. Allora, innanzitutto l'icizzazione secondo me torna a essere Isekai tanto quanto il primo arco narrativo, secondo me, perché in l'icizzazione Kirito va letteralmente in un mondo virtuale come era Aincrad, come si pronuncia, raga, Aincrad. Perciò secondo me Alicization è tanto Isekai quanto Aincrad, obiettivamente, anche perché Kirito non può uscire di sua spontanea volontà da quel mondo, deve essere qualcuno a farlo uscire. Per quanto riguarda Gangale Online, io lì posso dire che letteralmente è un MMORPG. Cioè, lì davvero si mettono la visiera e giocano. Elfen. Come si chiama? Elfen Lead. Non mi ricordo come si chiama, sinceramente. Elfenheim. Alfheim. Però alicizzazione Aincrad, io li potrei definire. Sì, se sono. Allora, Tenshi, quindi. Se tu ti stai a mettere un casco per la realtà virtuale ed entri in quello che è a tutti gli effetti un videogioco e ti togli e fai logout e torni nella tua vita reale, è un isekai? Sì, io l'ho detto. Basta che ha la grafica 16K, le catgirl che sembrano reali. Se 16. Io quando ero bambino c'era pure il casco virtuale, anche per anche per giochi a 8-bit, no? Perché la Game Boy faceva... E io davvero mi facevo dei viaggioni pensando che davvero sarei entrato nel mondo di Super Mario World. Invece erano delle cagate, sì. In quale Isekai si trova Sakamoto nell'immagine? Nel quello di Modena, che l'Isekai è peggiore. Devil is a part-timer, un Isekai ma perché diverso? Diverso perché quelli del Re dei Demoni, l'eroe, arrivano nel nostro mondo. Perciò, sì, il concetto di reverse Isekai può essere canonico. Fate uguale nodo gordiano. Sì. In basso adesso posso vedere solo gli eletti. Il magico mondo... Qua arriva quando abbiamo parlato dei nomi degli Isekai. Il magico mondo di Silvio Berlusconi. Speriamo di no. Ok, questo abbiamo letto. Steins Gate è un Isekai? No, ai viaggi nel tempo, cambiano le linee temporali, però non cambia il mondo dove si trovano i protagonisti. Al contrario, a mio avviso, di Haru Suzumiya, dove viene creata una seconda dimensione parallela. Sì, perché Haru Suzumiya c'ha anche la questione, comunque sia, più o meno, diciamo, delle divinità, del chi comanda il mondo, quindi è molto più complesso. Sì, Steins Gate non è Isekai, no? Steins Gate non è Isekai. Potus Senpai, terribile. Uno scontro accidentale sulla strada per andare a scuola può portare un bacio? Questo è il tuo nome, Reiren, sì. Ma questo esiste, plagio. Vabbè, era una battuta. A noi mi sono reincarnato uno stagista degli Stati Uniti, ma nel periodo sbagliato. C'è Bill Clinton come presidente?
Però, quando prima di linee temporali non hanno nulla a che fare con Isekai, nonostante siano dimensioni parallele. Vabbè, perché lì... Allora, io non so qua di... Anche Steins Gate, secondo questa ragione di Isekai. Steins Gate è molto diverso da Eris Uzumiya. Ritorniamo lì. Steins Gate è molto diverso da Eris Uzumiya. In realtà per i giochi, per i DC, dicevo in generale sulle dimensioni parallele... Viaggio nel tempo di dimensioni alternative non ha nulla a che vedere con il genere Isekai. Ma viaggio nel tempo e viaggio in dimensioni alternative parallele sono, a mio avviso, due concetti diversi. Nel senso, puoi andare in una dimensione alternativa che è ambientata in un periodo storico che ricorda nostro. Cioè, il concetto di Eris Uzumiya si fa molto il gioco con questo. Anche quando c'è Shamisen che parla, il gatto, non si dice mai... E si stanno molto attenti su questo. Non si dice mai che Shamisen è un gatto parlante. Non si dice mai questo. Si dice che è un gatto che emette dei suoni che per pura coincidenza ricordano quelli della voce umana e che per ultra coincidenza si riesce a creare un discorso coerente tra il personaggio e il gatto. È la stessa cosa della scomparsa di Haru Suzumiya, volendo. È stato ricreato da zero un mondo che ha quei determinati elementi, ma non è lo stesso mondo, quindi non è coerente e corretto parlare di viaggio nel tempo, perché è un mondo diverso che però ha seguito un altro cammino. Grazie Michele Mari per il tuo 11° mese di abbonamento, grazie Michele Mari, grazie. Comunque sia, Harui, nella fine della saga della malinconia, appunto, cerca di creare un mondo totalmente diverso, un mondo parallelo, appunto. Michele Marin, scusami Reiner. Poi non ci riesce perché le viene impedito, però il concetto... Harui, io ho sempre pensato come Harui sia... come Haru Suzumiya abbia in comune... il pensiero, il sentimento degli Isekai. Non voglio dire che è una serie Isekai, però voglio... la scomparsa c'ha elementi fortemente Isekai, però non voglio dire che è una serie Isekai. Però Harui non è nient'altro che la classica lettrice di manga e novel di oggi che vuole cambiare il mondo e entrare in un'altra dimensione parallela e cerca di creare un mondo parallelo, una dimensione parallela dove ci sono le cose che magari ama, però più forti, però con la magia, il potere, vabbè, poi dove lei è la dea incontrastata, quello è un concetto di egocentrismo assoluto. Oshinoko non è Isekai perché il mondo... Non è Isekai, Oshinoko. Non è Isekai. C'è la reincarnazione... È reincarnazione buddista, Oshinoko. È reincarnazione, non è Isekai. No. E non ha neanche elementi Isekai. Poi... Diverto Duck, non so di 32. Ok. Ciao Doxen, non so chi sei, è un piacere vederti in chat. Ciao Doxen. Inoltre il re della lancia è stato coltellato da una con cui usciva. Poverino. Vero, Exigation. Per sì, purtroppo non ha imparato la lezione. Boh, non so adesso di preciso. Per te, no, ma io sono da... posso essere d'accordo con Rainer, sì. Io vorrei mettermi un casco e diventare Polymar da bambina, nel mio sogno. Ti auguro di riuscirci, Dreams. Un giorno ci arriveremo, ti dice Ellie. Che dolce, Ellie. Certo che cambia il mondo di Steins Gate, ma a causa di viaggi nel tempo. Sì, quello che voleva dire Tenshi è che il mondo è lo stesso e ha delle conseguenze in base alle modifiche che vengono fatte. Cambia la linea temporale. Non cambia, sì. Proprio... Sì, è come Ritorno al futuro, literally. Di dire ci sono delle modifiche in quello che succede, sì, non vuole dire di assolutamente qualcosa di difficile, di diverso. Stessa Zaghetto non viaggia nel tempo, quando sono messaggi che cambiano il presente. Che faccio, gli spoilerò la serie? Perché no, cioè, no. Devi dire sì, mandano messaggi, no. Però... Steins Gate lui... fanno proprio anche i viaggi nel tempo, quelli fisici. Sì, lui fa... Esiste proprio la macchina del tempo. Esiste proprio la macchina del tempo. Sì. I Raised un Isekai, vi ho detto prima, non è un Isekai perché è un viaggio nel tempo. Viaggio nel tempo non è Isekai. Mirenikki è un fan? No, Mirenikki per me non è Isekai.
Mirai Nikki no, per me non è isekai. Mirai Nikki per me è loro. Tu non l'hai visto Mirai Nikki? No, non l'ho visto, non l'hai letto. Mirai Nikki loro non è che, cioè, c'ha un elemento di un altro mondo, di un altro universo, no? Che vengono convocati da questa divinità, da questa entità, questo sì. E poi alla fine chi vince il gioco diventa Dio, va bene, ok? Come si può anche dire della fine di Madoka, o perlomeno della fine prima della della fine della prima serie di Madoka, ecco. Però non è isekai, no, perché comunque tutto è ambientato nel loro mondo, dove ci sono sicuramente elementi fantasy, non voglio assolutamente dire di no, ma non è isekai. Né Mirai Nikki né Madoka, no, non sono isekai, a mio avviso. Il fatto che ci sia un elemento che loro possono andare in una, o comunque che un personaggio possa andare poi in una determinata sì, cosa, non è isekai. Su Madoka possiamo fare il discorso analogo di Steins Gate, cioè ci sono delle varie linee temporali, però il mondo rimane No, perché ma infatti quello non l'ho neanche considerato, io ho considerato la fine di Madoka, sì. No? Che poi Madoka si ritrova lì, che poi comunque fine, che non è più fine, perché poi c'è stata la storia della... E adesso continuerà ancora Madoka, quindi fine. Shingeki no Kyojin ha un mondo parallelo. Allora, sono felice che ci sia questa musichetta sotto, perché mi dà modo di rifletterci un po'. Shingeki no Kyojin ha un mondo parallelo, no? Boh, comunque sia, rispetto di Tenshi non parlo di Shingeki no Kyojin. Io direi che non mi sento d'accordo, però magari qualcosa mi sfugge. Poi, allora, Death Parade... Death Parade, allora Tenshi, a te la parola. Allora, Death Parade sì, perché letteralmente vanno all'altro mondo. Sì, come abbiamo detto, è un come il discorso che magari si faceva con Dragon Ball. Appunto Dragon Ball e compagnia varia. No, errore non leggere, ok tesoro. Vincere la lotteria sarebbe sicuramente considerato isekai. Sì, certo, totalmente d'accordo. Non siamo pronti per l'isekai del distributore automatico. Totalmente d'accordo, Doxen. Non siamo pronti, non vedo l'ora. Ecco, mi è venuto il titolo perfetto per un isekai. Dica, signore. Quella volta che il tabacchino ha rubato il Gratta e Vinci con 500.000 euro alla signora anziana, e scappando e ha fatto un incidente in un motorino e si è reincarnato in un altro mondo. Che poi è successo davvero? Sì, Madonna mia. Se fosse stata Yuno la protagonista, ma anche lì sono viaggi del tempo. Comunque ripropongo, per genere di serie casi intende tutto ciò che è simile a Mushoku Tensei. Protagonista che a causa di un incidente o evocazione in caso di Shildiro, ok, evocazione, finisce in un mondo fantasy. Tenshi? Risposta seria o risposta cazzone? Perché posso fare entrambe sì le cose. Faccio la risposta seria a sto giro. Allora, praticamente dipende tu. Allora, isekai, come stiamo dicendo in questa live, può essere qualsiasi cosa che tu finisci in un mondo alternativo. Ma se tu vuoi intendere per isekai il genere particolare che è di cui il filone di Mushoku Tensei, per renderci chiaro, vuoi considerare un filone a parte, in teoria puoi, però così facendo crei un sottogenere di isekai. No, Fenar. Abbiamo detto, guarda, leggi il commento in evidenza. Può anche essere evocato, morire o essere evocato, non deve per forza morire, anche perché come abbiamo detto, evocato o intrappolato, ecco, cioè nel senso, alla fin fine, Sword Art Online, prima serie, è intrappolato, non è né morto né evocato. È stato presente in un mondo ed è rimasto intrappolato in quel mondo. Stessa cosa per la licizzazione. Quindi per me è anche intrappolato questo. Anche No Game No Life è evocato, no? Vabbè.
Ma Game of Life è bucato. Forse Sword Art Online è un caso unico di intrappolamentazione? No, caso per unico no. Tu... Caso unico no, perché ci sono Overlord, per esempio. Non è vocazione? No, no, rimane intrappolato nell'MMORPG. Non è vocazione, ok. Ok, per essere Isekai ci vuole una light novel? Sì. Sì, devi averla in mano. Una in mano, una nel... Sì. Sì. Così ne hai due. Una in mano e l'altra. Ah, certo, certo. Allora... No, comunque, chiudendo il discorso che faceva Reiren, cioè lui per Isekai intende più o meno quelli del filone di Mushoku Tensei. Però diciamo che purtroppo in Giappone non la pensano proprio così. In Giappone usano il termine Isekai in maniera in senso molto lato. Largo. Molto largo. E ci includono anche... Sì, sì. Ci includono anche, per esempio, la Città Incantata, Inuyasha. Quindi diciamo che è un... Non stiamo troppo seriamente a... No, vabbè, vabbè. Penso intende quello dello spoiler di Ymir. Sì, era quello di Ymir. Ma è un sogno, dice Reiren. Io non ci darei troppo. Dai, andiamo oltre. Non è il caso di andare a spoiler così pesanti. Sicuramente una discussione che merita di essere approfondita. Però io, per dirla molto breve, perché non vorrei spoilerare, dico no. Non per forza fantasy, ma perché, aspetta, Doxen, per fantasy si intende però, è che forse tu per fantasy hai subito in mente il fantasy medievale. Può anche essere un fantasy di tipo diverso. Sì. Abbiamo questa cosa di pensare sempre al fantasy come la pianura padana, sì, ovvero esatto, con i goblin, i castelli e l'erba pubblicante. Però anche, per esempio, la fantascienza è fantasy. Per, cioè, per gli scrittori classici... Non fanno differenza. Che ci segue sempre. Non fanno differenza fra sci-fi e fantasy, però loro sono un tutt'uno, diciamo. Che poi hanno le spade o le spade laser, questi sono cambiamenti estetici. Sì, no? Sì, cioè, per me sì, non c'è bisogno che sia medievaleggiante. Allora, scusate un secondo, mi sto confondendo con Abenobashi Isekai Tenshi. Non l'ho visto. Allora diciamo di sì. Alice e Borderland non Isekai perché non muore, quindi abbiamo risposto. Solo i buoni possono finire un Isekai. Sono Isekai dove si reincarna un cattivo. Tipicamente Overlord sarebbe dovuto essere così, ma poi non lo è stato. Tania? Può essere anche. Cioè, che alla fine non sono proprio cattivi, ma diciamo protagonisti con la moralità dura. C'era l'isekai dell'assassino, che tecnicamente dovrebbe fare un qualcosa a suo modo di cattivo, ma poi vabbè. Beh, lui non era affatto cattivo. Cioè, non era solamente... affatto cattivo. Lui era un assassino. È un professional. È un professional, è il suo lavoro, quindi non è né buono né cattivo. Sì, sì, sì. No, allora no. Si possono essere reincarnati assolutamente anche cattivi. Alice non lo è, non è un altro mondo, ma credo non lo dicono dopo, ma comunque non sarebbe Isekai. Zuckerberg è palesemente morto e si è regalato nel nostro mondo, dice, fosse non certo nel mondo precedente. Potrei apprezzarlo, se fosse così io potrei apprezzarlo. Cioè, secondo me però non è morto e comunque si appartiene sempre al nostro universo. Forse viene da un pianeta diverso, però l'universo è lo stesso. Ok. Tu pensi comunque che c'è un pianeta di lucertoloni dal quale sì, viene sì, Zuckerberg? Sì, sì, va bene. Sì, sicuro, sicuro. Ci sta, sicuramente, perché mai dover dubitare. Quindi vogliamo più Isekai? No. Sì, non ce ne sono abbastanza, sì. La risposta è sempre sì. Tenshi, dillo con me. Sì! Come se fosse Cristiano Ronaldo. Sì. A meno bassi viaggiare in vari mondi, non lo definirei un Isekai. Sera l'Isekai chiuso per plagio, lol, vero, sì, vero, 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 carina, carina, carina questa cosa dell'Isekai chiuso per plagio. Che poi lo sceneggiatore era quello di Kakegurui, quindi neanche di uno sconosciuto. Vabbè, ma lì voglio dire, non è neanche questione di sceneggiatore, è questione che il tuo editor è un idiota, perdonami, sì, come sì, vuoi sì. Portare avanti una storia simile? Cioè io, scrittore... Ti posso anche dire, faccio questa storia, poi tu mi dici se va bene o meglio. Io scrivo, non è che sono laureato in legge, dimmelo tu. Cazzo. Ma è un editor, deve sapere. Secondo me quell'editor là è l'editor che molti autori vorrebbero avere.
Sì, perché proprio è proprio stato sciallissimo, sciallissimo. Ragazzi, io mi prendo una caramella, spero che non vi offendiate. Allora. Tokyo Revengers Isekai, sì, confermo. Allora, Isekai non bastano mai. Tenshi, approfondisci questo elemento. Non bastano mai. Infatti. Secondo un recente sondaggio, gli Isekai nell'ultimo anno, diciamo, fra tutti gli anime che escono durante i 12 mesi, gli Isekai, diciamo, che formano il 12%. Sì. 12% è una percentuale bassa. E basta, devi arrivare almeno a 70. Almeno sì, a 70. Almeno a 70, sì. Tutti si lamentano che fanno solo Isekai. Non è vero. Per me sta cosa fa impazzire. Ogni volta che c'è un qualsiasi cosa, un qualsiasi cosa, Gans è anche morto, no? Qualsiasi cosa, sempre Isekai. Fantasy, Isekai. Annunciano qualcosa, ma basta, invece di fare gli Isekai annunciate altro. Oppure annunciano qualcosa che non è Isekai e il commento è: oh, meno male, invece delle solite Isekai. Non se ne può più. Ultimo Isekai letto ho visto. Io ho quello dello scheletrone, direi. Io sto vedendo attualmente quello dell'Arem. Ah, sì. No, io quello no, quello di stagione, quello sì, io prendendo questa Arem stagione attuale, quello. Sì, sì, l'Arem del labirinto. Sì, 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 sì. Che tu ami il titolo in italiano, puoi ripeterlo per favore? Cioè l'Arem di un altro mondo, una cosa. Manco non c'è, sì, penso che ci sia manco la parola labirinto. Sì. No, non c'è neanche. Kadokawa pronto. Questa è il fatto che voi parlate sempre. Voi in generale, Dox, non parlo di te. La gente parla sempre degli Isekai e si è creata l'idea che ci siano solo Isekai. È una cosa, cioè, quasi di autosuggestione. Quasi di autosuggestione. Mi dispiace. Sinceramente a me che ci sia questa percezione errata. Quando poi magari chi si lamenta degli Isekai magari poi vede comunque due o tre anime a stagione, che è una cosa estremamente rispettabile, non la voglio criticare, non è che perché io ne vedo 30 voi dovete vederne 30, ma magari la gente vede due o tre anime a stagione, quindi in ogni caso dei 50 anime stagionali ne vedrebbe a prescindere 2 o 3. E lo stesso si lamenta che fanno troppi Isekai. Ma te cosa cambia? Tanto neanche li vedresti. Tanto non è neanche la cosa di volerne vedere tanti. E poi cioè, magari però non vede. Cioè, vabbè, come concludo, se uno va. Concludo. Ok, vabbè. E poi magari non vede opere come Super Cub, come che ne so, quelle delle poliziotte. Perché, boh, non le vede. Perché magari non gli sembra. Però poi magari ci sono ottime serie, non Isekai, che non sono cagate da nessuno. E questo mi dà fastidio. Loro si concentrano. E assolutamente non voglio dire Doxer. Assolutamente, assolutamente non voglio dire Doxer. Dico in generale, i tanti che commentano arrabbiati, magari si concentrano sempre sugli Isekai che vengono portati. E non, e così facendo si concentrano su quelli, ma non su altri anime estremamente buoni che invece vengono portati, ma che vendono in pochi. Per determinati motivi, perché magari la trama sembra un po' di nicchia, perché magari, ahimè, non è su Crunchyroll nessun provider ufficiale. Tenshi, dicevi? Cioè, secondo me, io faccio il paragone di uno che entra in un supermercato, va nel reparto dolci e si lamenta che nel supermercato ci sono solo dolci. Lol. Cioè, certo, perché certo. Uno, cioè, uno basta che fa una cosa semplicissima, che è quella di andare sulla nostra news del listone dove stanno tutte le serie stagionali. Cioè, se uno se le va a vedere una ad una, cioè di Isekai ne trova 5, 6, 7, ok, ma a fronte di 30-40 anni. 40, sì. Sì, più di 30. Sì, sì, sì. Io, cioè, gli dire, anche perché solitamente Isekai è soltanto una base per una storia, sono per lo più delle storie fantasy. Il fantasy esiste da 1000 anni, voglio dire. Il fantasy esiste da quando esiste l'uomo. Sono sempre esistite le storie fantasy. Alla fin fine l'Isekai è soltanto il nuovo modo per incartarti la storia, ma per lo più sono delle storie fantasy
come tante. Poi uno può dire, ma i personaggi sono tutti OP, ma ci sono sempre... Bro, non vedeteli e basta. Cioè, boh, non è allora, per forza. Secondo me, lamentarsi del fatto che i protagonisti sono OP in un isekai... Cioè, lascia un po' il tempo per troppo, perché i protagonisti sono OP in quasi tutti gli anime, dove ci sono mazzate, se ci fai caso. Sì. Quindi dire, lamentarsi, vabbè, OP, vabbè, ma allora non guardare anime, che negli anime purtroppo i protagonisti sono quasi tutti OP. No, vabbè, vabbè, uno ovviamente può anche guardare. Guardate Super Cub, la place for the universe, sì. E andrà tutto bene. Lancio come My Hero Academia con Disney, sì. Salutiamo My Hero Academia che è chiuso da oggi a causa del plagio con Disney, sì. I soldi per comprare manga anime 9 non bastano mai purtroppo, sono totalmente d'accordo. Sì. Isekai sono estremamente legati alla cultura, faccio fatica a pensare ai isekai non collegati, giusto così. Le rivisitazioni della storia di Pinocchio. Spesso viene annunciato un normale fantasy leggero. Ecco, bravo Doxe. Bravissimo Doxe, basatissimo Doxe. Tipo Riduo Wheeler. Riduo Wheeler è l'esempio perfetto. Tutti a dire che Riduo Wheeler è un isekai, quando non lo è. Sì. Non l'ho mai capita. Cioè, se tu mi vieni a dire che Riduo Wheeler è un isekai, cioè, per me tu non l'hai visto Riduo Wheeler. Quindi... Sì. Che beh, c'è un'opera che parla di filosofia russa. Sì. Perché per molti tutti i fantasy primi sono isekai, dato che non sanno, non vino a leggere neanche la trama, e molti pensano che Danmachi sia isekai. È vero, anche Danmachi, è verissimo. Sì. Arem alla fine dei monti, senza labirinto. Quello che scoprono ogni episodio, Tenshi, DDC. Sì, vabbè, che effettivamente. Tenshi, consigli un isekai con un numero di 6 cifre, ma io ce l'ho. Allora, io ce l'ho. Allora, io ne ho visto uno bello, però mi sa che non sta sul sito delle 6 cifre. Che praticamente è un tizio che si reincarna, che viene investito da Dracoon, si reincarna in un'elfa che però ha le tette piccole. Però quest'elfa c'ha il potere che più scopate fa, più gli crescono le tette. Cioè, alla fine c'ha 2 furgoni del latte a fine serie. Ok, io vi sto consigliando uno. Vediamo questo qua. Perciò io uno ce l'ho. Ok, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il Vred. Pesci le mani. Le mani mi servono per digitare. Ma poi pure se fossero 5 stagioni ne escono 40 di anime. È uscita la nuova Doujinshi di Alp, che bello. Okay. Io ne vedo 2-3 stagioni anime, fai bene. Infatti vedo una stagione... Aspetta, ma è letteralmente una Doujinshi su Skyrim. Sì, però lui entra in Skyrim, praticamente. Il concetto sarebbe... Ricordiamo che Skyrim è un isekai, Skyrim è un isekai, assolutamente sì. Goku è letteralmente One Piece, nulla da dire. Anzi, ironicamente ne vedo 2-3 l'anno, non una stagione, altrimenti ne avrei visti una dozzina in un anno. Io boh, magari poi posso contare quanti ne ho visti in un anno, però sinceramente non ne ho voglia. Anche nelle rom ci sono personaggi OP, anche se gli sfigati guardisti sono ben ricordati a potenzialità. Cosa ne pensi di questo commento di Dream Surreal? Sì, diciamo che i protagonisti della romcom anche loro c'hanno il plot armor, quindi alla fine... Plot armor, ecco, sì. Ecco, la cosa, sì, la cosa più è più di dire un plot armor, ok. Allora, tutti OP, anche Mr. Satan, io direi, invece di... a parte. Salutiamo Goku della Fiorentina, che cringiata, ragazzi, Goku della Fiorentina. A Recap of the Week parleremo sicuramente di Goku della Fiorentina. Io c'ho Goku del Bari. Dov'è? C'ho il meme da qualche parte da dove andare. Okay. Il fantasy non isekai, ma l'isekai è spesso fantasy. Sì. Healer si guarda perché è un capolavoro. Rido Healer. Tenshi, cosa vuoi dire? Sì. Ok. Va bene, Alpacaman. Isekai e Risa, anche se non volete leggere Doujinshi. Allora. Ho visto il numero consigliato. Bravo Dario. Cosa ridi? Non so se c'è da ridere. Non so come ci sia da ridere, sinceramente. Allora, comunque, 1 ora e mezza e siamo arrivati in pari della... Io la chiuderei anche qui la live. Ho letto tutti i commenti, sono per la prima volta pari.
Quindi direi che possiamo anche già quasi andare verso la fine della live. Andate tutti a quel paese. Volevo fare vedere, però è difficile. Sai che, Tenshi, la cosa che tu mi hai linkato è molto interessante, però da far vedere in condivisione schermo è difficilino, perché o è troppo piccolo o è troppo grande. Aspetta un secondo. Forse così. Allora, no, dai, così si può. Allora, Kowloon diventerà Isekai, dice Fenar. Speriamo, magari diventa bello in questo modo. Allora, scusate, io non sono grande fan di Kowloon. Primo volume mi è piaciuto un sacco, gli altri di meno. Allora, adesso per andiamo all'ultima parte della live. Vorrei mostrarvi questo documento che Tenshi mi ha fatto conoscere. Tenshi, perciò se vuoi introdurlo tu prima che lo metto. Allora, praticamente un tizio su Reddit ha fatto un sondaggio chiedendo delle persone se questo titolo, prendendo un titolo come esempio, e chiedeva alle persone: questo titolo secondo te è Isekai o non è Isekai? E ha raccolto tutti i risultati in questo grafico lunghissimo, dove ci sono i risultati, dove le persone hanno risposto o sì, o forse, o no. Insomma, non so se adesso lo metto, Ok. È un documento top secret, certo che sì. Il bello allora. Il bello, diciamo, questo grafico è che hanno chiesto sia anime che tu li vedi e dici sono sicuramente isekai, sia titoli che probabilmente ha risposta negativa. Quindi andiamo facile, no? Andiamo facile, vuol dire Saga, Utania, The Evil, isekai. Sì. Overlord, isekai. Anche se c'è chi ha risposto no. Sì. 9 persone hanno risposto no e 13 non lo so. 9 persone hanno risposto no. Overlord dice 9 persone no. Grimgar 40 no. Family Wars 0 46 no. Gate 96. Devil is a part timer, già che abbiamo il concetto, scusate, di Reverse Isekai, già un pochino aumenta, con 142. Poi abbiamo Inuyasha, la maggior parte hanno detto sì. Sì. Grimgar, Inuyasha, la maggior parte ha detto sì. Eh sì. Perciò voi pensate, Sword Art Online, io avrei detto il giallo, no? Sword Art Online sarei stato sul giallo, però invece la maggior parte hanno detto sì. E boh, sono un bel po' di persone, no? Jai viene considerato Reverse Isekai. Sì. Jai viene riconsiderato Reverse Isekai e io ti posso anche dire ok. Io sarei stato sul giallo, su Jaki, sinceramente, perché non è ben spiegato com'è il mondo di Jaki. Ciao, ciao. Allora, salutiamo metto il cane. Metto rosso? Ok, rosso. Per Jaki, quindi no. Recreators, Sonny Boy, che ricordiamo che è l'anime preferito di Raiden. Sonny Boy Isekai. Sonny Boy, boh, è anche lì complesso, perché la fine di Sonny Boy è estremamente complessa, devo essere sincero. Però boh, diciamo sì. Però non lo so, la fine di Sonny Boy, letteralmente dico, gli ultimi due episodi forse mi fanno propendere per il cambiare idea, come se fosse tutto un tutt'uno, è un po' complesso, però boh. Io sarei sul giallo su Sonny Boy, perché io posso comprendere il concetto che passano in dimensioni diverse, però allo stesso tempo penso che siano un pochino un agglomerato della stessa dimensione, un pochino complesso. Raiden è un isekai di per sé, capisco. Combat with Distraction dovrebbe essere di Sekai, dice Towser. Ok, Lisby dice Sonny Blair. Sonny Boy, se avesse avuto un finale diverso, Spirited Away Sekai. Princess Connect è Sekai? No. Sì, sì, no, Sekai? No, non è Sekai, perché il protagonista praticamente già faceva... Cioè, è complesso, perché ci sono vari... cioè, quello che ho capito dalla trama di Princess Connect, ovvero poco, sinceramente. Capolavoro. Sì, sinceramente. Il protagonista... L'unico anime che ho droppato negli ultimi 3 anni, direi. Ah, l'hai proprio droppato? Mi sa di sì, mi sa che non ho neanche voluto continuare. Sì, che praticamente alla fine fanno vedere che lui, praticamente, già stava in quel mondo... In una linea temporale diversa, perché poi c'era stato tipo un reboot del mondo,
però fanno vedere anche che alcune scene in cui comunque sia si vede che sta nel mondo nostro, quindi non si capisce bene, bisogna andare a vedere la lore precisa di tutto il gacha, di tutta la serie, e chi c'ha voglia c'ha voglia. Boh, si fotta. Poi vediamo qui qualcosa di Az Zero che droppa, sì, è raro. Paripi com'è, non è Isekai, no. Non è Reverse Isekai, a mio avviso, no. È un viaggio nel tempo, è sempre lo stesso mondo. Non è assolutamente Isekai, è un viaggio nel tempo. Allora, si può dire che lui muore nel suo tempo e torna in vita nel futuro? Ok, è un viaggio nel tempo comunque. Ha comunque viaggiato nel tempo. Non è che non si è neanche, tra l'altro, reincarnato in un'altra persona, è sempre lui, tra l'altro. Paripi com'è, assolutamente non è Isekai. Un Isekai Picnic? Boh, sì. Sì, sì. Va bene. Un Isekai Picnic che arriverà, penso, ottobre, novembre per Planet. Non perdetevelo. È un'opera, Isekai. Boh, penso di sì. Ce la faccio scendere? Bofuri! Bofuri sarebbe letteralmente un videogioco. Io lì non lo metterei, sì. Isekai. È letteralmente un videogioco, Bofuri, io direi. Però diciamo che siccome c'è la grafica 16K, io lo metterei comunque Isekai. Tu sei liberissimo. Però no, assolutamente Bofuri non lo metterei. Che tra l'altro sta seconda stagione di Bofuri ce la stanno facendo aspettare da 12 anni. Questa stagione ha spaccato tantissimo. Già. Hanno cambiato il studio d'animazione. Sicuramente farà cagare la seconda stagione. Già. Perché doveva essere 2022, però il 2022 è finito. Sì, non mi pare se sto pronunciando parlo tu, non magari sbaglio io. Quando deve essere lungo il titolo per considerare un'opera Isekai? 163 caratteri. Quindi Bofuri sì, l'unica cosa di Isekai che ha è il titolo. High Rise Invasion non l'ho visto, Angel Beats, Tenshi. Rise Invasion l'ho visto io e non è Isekai manco per sbaglio. Allora qui già da Paripi com'è, no scusatemi, da Bofuri sono più non Isekai che Isekai, ok. Comunque, 440 persone che hanno torto è già tanto. Ok, High Rise Invasion sono pochi, relativamente. Dr. Stone Isekai, queste 195 persone, io non so che opera abbiano visto. Queste 195 persone, ditemi che opera hanno visto, per dire, cioè, la cosa bella è che non è neanche un viaggio nel tempo, Dr. Stone. Non sta neanche viaggiando nel tempo. Letteralmente il tempo scorre, solo che lui è una cazzo di statua e non ne sente le conseguenze. Secondo lo stesso principio, anche Futurama è un Isekai. Sì. Cioè, io voglio dire, 195 persone, ma io metterei anche le 133 che sono in dubbio. State trollando per dire che Dr. Stone è un Isekai? Cioè, cosa c'ha di Isekai Dr. Stone? Ma io non lo so, pazzesco. King Akado... Oh, sbaglio. Oh, che palle. Scusate. Allora, eravamo a King Academy. Ok. Misfits of Demon King Academy. Quello non è Isekai, perché rimangono sempre nello stesso universo. È letteralmente messo, è un demone che si rincarna sempre nello suo stesso universo. Non è un Isekai. Doxen, sembra che basti che il mondo sia diverso da nostra finché la gente lo consideri Isekai, quanto pare. Chiuso Saiga, neanche un Isekai. È uno degli anime migliori che abbia mai visto. Linka, Raira, Linka in chat Twitch. La scheda. Ecco, abbiamo Danmachi che 150 persone lo ritengono Isekai. Inamatsuri, Isekai? No. No, cioè loro vengono da un altro pianeta, ma non da un altro pianeta. Non è un altro... Se lo puoi linkare su Telegram, please, Raiden. Da un altro pianeta, non è assolutamente. Tower of God? No, mi pare neanche quello. Allora, Tower of God però... Comunque sia, vengono trasportati in un mondo dove non si capisce niente. Cioè, anche lì. Allora, il problema è... Secondo me è tipo Reed Island, Tower of God. Allora, il problema di Tower of God è che il world building, almeno nella prima serie anime, faceva così cagare che ti davano zero informazioni su niente. Quindi, Vabbè. Non so dire.
Death Parade abbiamo già discusso prima. Summer Wars, Tenshi. Summer Wars, Summer Wars più o meno il discorso è lo stesso di Digimon, capito? Che come Mirai. Sei internet, capito? Uguale a Mirai. Magus Bride? E perché? No, Magus Bride no. Perché? Queste 79 no. persone che cavolo hanno visto o letto? Perché Magus... Perché dovrebbe essere? A meno che non consideri l'Islanda come una dimensione. Persone che non hanno mai sentito parlare dell'Islanda e pensano che sia un altro mondo. È un mondo diverso dal nostro, questo sì, ma lì è sempre il loro mondo. Cioè, è una copia del pianeta Terra rispetto a quella che conosciamo noi, ma nel loro mondo, canonicamente, è sempre stata così. Tauser dice Tower of God è un isekai, almeno il protagonista viene da un posto fuori dalla torre, ma non si sa, ma io non ho capito cos'è la torre, quindi non dico nulla. Wonder Egg Priority isekai. Ok, qua secondo me già si può discutere. Wonder Egg Priority, io sono questa volta per dire che potrebbe essere considerato un isekai. Un anime ambientato in Molise sarebbe un isekai? Assolutamente sì, Gian. Sì, assolutamente sì. Così. Wonder Egg Priority, chat cosa dice? Tu non l'hai visto, Tenshi? È solo il primo episodio, però dal primo episodio non si capisce granché sotto questo punto di vista. Wonder Egg Priority, non isekai, perché no? Perché fanno avanti e indietro, tu dici? Dox, se vuoi andare in Priority, allora non è anche Madoka per i mondi dove ci sono le streghe. Ok, Dox, bellissimo, bellissima frase, hai ragione. Ok. Però sai che c'è? Dox, no, sì, è la stessa cosa. È obiettivamente la stessa cosa, perché è l'ambiente circostante che cambia. E in Wonder Egg Priority è un onirico, ma no, sì, dai. Però sì, anche come dice Dox, dai, già giusto. Data Live? No, Data Live no. Cos'è? Fate Stay Night? Doremi. Fate l'abbiamo detto che è un casino, quindi... Però, se consideriamo solo Fate Stay Night l'originale... Unlimited Blade Works, qua dice? Sì, è l'originale perché è una delle tre route della novel. Però se consideriamo solamente la novel originale, non lo considererei isekai. Scusate un secondo. Allora, un secondo, scusate. Non ho capito che cosa chiudo, successo. Chiudo il discorso su Fate. Se consideriamo solo Fate the Night, sì. Non è isekai, perché comunque sia... protagonisti vengono da linee alternative oppure dal passato. Se invece consideriamo Fate Go, allora là si crea letteralmente un multiverso e quindi potremmo anche considerarlo isekai. Va bene, sì, come no. Scusatemi, cose del sito, ho dovuto un attimo, era andato online una news che non sarebbe dovuta essere online. Qualche motivo ero online. Zoku Wari Monogatari e Isekai. Ok. Ma letteralmente il mondo in uno specchio. Cosa rispondi? Però non è un mondo alternativo, è un piano dell'esistenza, comunque sia della dimensione in cui si trovano i personaggi già. Astra Lost in Space, io sto ancora leggendo tipo il primo volume, quindi salto dal primo volume sì, non vedo. Allora, meglio che saltiamo, dai. Però 540 persone hanno detto no. Paprika, dicono no. Blood Black Brock, Princess Tutu ci vuole la Fast Team. Planetes, ok, quasi tutti, no? Noragami, no. Allora, è vero che anche lì, come Bleach, vanno nel luogo dove dimorano gli dei, ma non per questo isekai. Comunque, Rayren, facendo così mi hai spoilerato ancora di più Astra Lost in the Space. Non pensavo che mi si avrebbe spoilerato Astra sta cosa, ma vabbè, Amel. Katana Gatari, Made in Abyss, non vedo per quale motivo dovrebbe essere... Made in Abyss, non vedo perché dovrebbe esserlo. Gintama! Ok, Rayren, cosa dici? Tra l'altro abbiamo discusso.
Ryan, che dici di Gintama? Sailor Moon, no, Sailor Moon è un altro pianeta, già zecca un cazzo isekai. Host Club, non mi aspettavo di trovarlo. Host Club, ammetto che non mi aspettavo di trovarlo, ok. Va bene, Host Club, isekaissimo. E 5 persone hanno Attack detto di sì. Attack on Titan, boh, non si è capito in quanti hanno detto di sì o no, comunque. Demon Slayer? Demon Slayer, ok. Alcune osservazioni. Vediamo se c'è alcune osservazioni su opere che posso interessare. Allora, questi sono i reverse. Allora, già i Devil's Part-Timer, reverse isekai. Bowser Sword Art Online, sappiamo. Dr. Stone, vediamo. Time travel, but no reincarnation this time. Overwhelming difference here. Going back in time combined with fantasy elements probably does it. To Misfit and Kongmin. Ok, sto leggendo quello giusto. Forse è quello sopra. No, quello sotto. No, no, era giusto quello che stavi leggendo. Maybe the large population present the humans, Dr. Stone, makes it feel a lot less other than it. Ma non è un viaggio nel tempo, Dr. Stone! Non è neanche. A parte il viaggio nel tempo, non è isekai, ma non è neanche un viaggio nel tempo, Dottor Stone. È un fast forward quello che vediamo. Sì. Non è un viaggio nel tempo, Dottor Stone. Non lo è, assolutamente non lo è. A parte che il viaggio nel tempo non lo è. Non è coso. Però comunque sia lo stesso. Ok, finito qui. Paripi com'è, cosa dice? So, both of these are recent shows about someone reincarnated in their world, but far into the future. Ma non si è neanche reincarnato il protagonista di Pari Picomè, è sempre se stesso. Non è neanche rinato, perché non è che aveva zero anni. In Misfit of Demon King Academy, lui si è reincarnato in un altro essere umano, in un altro. Ed era da neonato e cresciuto. Pari Picomè, no, assolutamente no. A meno che è qualcosa che non so, però no. No, cioè zecca un cazzo, no, ragazzi. No, basta. Comunque, come sempre abbiamo capito che dobbiamo soltanto ascoltare noi stessi, perché chiunque non sia noi ha torto. È scritto da qualcuno senza le giuste facoltà mentali. Forse ci sono persone che dicono di anime di amare gli isekai, quindi se qualcosa gli piace, allora, per carità, ci può anche essere. Ci può anche essere così. Ci può anche stare così. Come perdere la fiducia nell'umanità. Doxen, spero di vederti in più live. Allora, abbiamo concluso per oggi. La prossima live è ovviamente Recap of the Week a domenica alle 17. Pesci, ci sarà il Recap of the Week? Devo vedere prima alcune cose, quindi vi farò sapere in seguito. Va bene. In caso ci saranno sicuramente altre persone oltre a me. Allora, perciò grazie mille per essere stati presenti con noi. Dalla prossima settimana torna anche Gigio e io la prossima settimana, tranne il recap, non credo che farò un'altra live perché il lavoro non mi ha dato nessun momento libero. Perciò, ciao Dream Surreal. Il recap è isekai, sì. Elion Twitch non ci sarà, bastarda. Quindi salutiamo tutti quanti, grazie mille per la pazienza che avete avuto con noi come al solito. E come dicevo sempre, ricordatevi di cose. Gigio Recap, non è quello che ho detto, Towser, no. Ciao, Tenshi, saluta per favore. Ciao.